interrogazione 1006, primo firmatario il consigliere Maccabiani del Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto visita ispettiva di ARPA presso lo stabilimento Aprica S.p.A. di Brescia. Consigliere Maccabiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione per 2 minuti. Prego. Grazie Presidente, buongiorno colleghi, buongiorno Presidente della Regione e Assessori. L'oggetto di questa interrogazione è la relazione ARPA in seguito alla seconda visita ispettiva presso l'inceneritore di Brescia come attività IPPC. L'inceneritore di Brescia brucia rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi, 800.000 tonnellate di rifiuti all'anno e quindi ha una grande importanza, un grande impatto per la città di Brescia e per la gestione dei rifiuti non solo bresciana ma anche lombarda. Secondo noi questa relazione è molto importante perché la relazione di ARPA mette in discussione l'intera gestione dell'impianto di Aprica S.p.A. Infatti, proprio per citare le parole di ARPA presenti nella relazione, per molti aspetti ARPA definisce una gestione non coerente alla tipologia dell'impianto. L'agenzia, quindi non stiamo parlando di eventi singoli o di incidenti o di problematiche, ma dell'intera gestione di Aprica di questo impianto di incenerimento. ARPA rileva criticità, inottemperanze alle prescrizioni AIA, anche secondo noi molto gravi, e propone delle proposte appunto all'autorità competente per nuove prescrizioni AIA e per migliorare la gestione dell'impianto. Quello che noi chiediamo appunto è conoscere come ha reagito Regione Lombardia a questa relazione o come intende reagire, perché a nostro avviso ci sono gli estremi per delle sanzioni previste dalla normativa vigente, come ad esempio diffide o diffide con sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale. Grazie. Grazie consigliere Maccabiani. Per la giunta replica l'assessore Terzi per 4 minuti. 4 minuti, ne ha facoltà. Grazie consigliere Maccabiani, per la replica 2 minuti, ne ha facoltà. Sì, grazie assessore. Volevo puntualizzare, nel senso che l'incidente dell'8 agosto non fa parte proprio della relazione che è in oggetto. Cioè questa relazione fa parte di una visita ordinaria che è stata fatta a prescindere dall'incidente dell'8 agosto. Quindi tutti i riferimenti a quell'incidente non è questo che chiedevamo, perché appunto, come detto prima, tutte le criticità e le inadempienze riguardano non eventi singoli, quelli che sono descritti nella relazione, ma proprio la gestione completa dell'impianto. Quindi a nostro avviso andrebbe valutato molto meglio proprio la gestione complessiva, cioè bisognerebbe con tutte le autorità competenti andare ancora meglio a verificare proprio l'intera gestione dell'impianto, se viene fatta correttamente, e continuare a monitorare tutto quello che succede all'interno di questo impianto. Ed è quello che noi come gruppo consigliare faremo, chiederemo la documentazione che ha presentato per poterla appunto verificare. E quindi soprattutto per quanto riguarda le proposte portate avanti da ARPA in questa relazione, chiediamo che vengano applicate, come appunto vengono descritte dall'agenzia regionale, perché ci paiono molto importanti per garantire una migliore gestione dell'impianto, soprattutto con grande importanza per la gestione del layout dei canali di fumo che lei appunto ha ricordato, che secondo noi questa è molto importante ed è veramente da approfondire. Grazie.